Ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni. Allora, non posso urlare perché sono in vista di una cantina, tanto fighissima, Borgo Condé, forse ci sei stato con me a fare anche qualche leader seminar, e ho appena ascoltato una storia bellissima dell'imprenditore che ormai più di 20 anni fa ha deciso di seguire la sua passione, e passione che gli arriva dai suoi nonni. Lui è cresciuto con i suoi nonni nei campi e, come sempre accade, io lo dico spessissimo, noi tendiamo nella vita a cercare di realizzare quello che ci piaceva da bambini. Così lui segue la sua passione, sebbene all'inizio, insomma, dal punto di vista dell'investimento non fosse la cosa più intelligente, perché ha fatto un piano a 20 anni, insomma, gli sarebbe convenuto molto di più entrare in quota di qualche cantina già efficace, già efficiente, e in realtà invece si mette a costruire la sua struttura, e oggi fanno 50.000 bottiglie di altissima qualità, di altissimo livello. Ma quello che mi ha colpito, che mi colpisce, oltre agli occhi che gli brillano, è la capacità che ha avuto di sintetizzare le esperienze di successo degli altri. Questa è una cantina relativamente giovane, e lui, quando racconta l'esperienza che ha fatto per metterla in piedi, dice: io sono andato dai migliori al mondo e ho chiesto loro dove avevano sbagliato. La maggior parte delle persone che fanno bene sono contente di condividere quello che fanno, quello che hanno fatto, e il successo lascia tracce. Quindi ognuno che fa bene è in grado di mostrarti una strada, e lui oggi è riuscito a costruire qualcosa di bellissimo proprio perché ha messo insieme le esperienze che hanno già fatto gli altri. E qui ovviamente apro un tema e dico: cazzo, quante volte noi in realtà vogliamo sbagliare da soli, quando potremmo semplicemente mettere a frutto quello che invece insieme agli altri abbiamo imparato. E adesso, se lo becco, ve lo presento, perché stiamo facendo questa esperienza proprio in un leader seminar, e ti chiedo questa domanda, tu quante volte sbagli per i fatti tuoi, o quando cerchi di imparare dagli errori degli altri? Perché qua c'è veramente un grande insegnamento. Questo è il gruppo, ve li presento, guarda che figo. Dai, che ce la facciamo!